Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Niente scrivanie e ufficio, ho scelto di lavorare in campagna per coltivare un super frutto. Sono le parole di Luca Sanzin, 27enne della provincia di Gorizia, che ha scelto di dedicarsi al mondo dell'agricoltura. Come tanti altri giovani ho deciso di intraprendere una strada che a molti risulta faticosa e poco remunerativa, e non andrei mai via dall'Italia. Ma i cittadini fermati nelle vie di Tortona saranno favorevoli o contrari a questa scelta? Andiamo a scoprirlo. Favorevolissimo, penso che sia la scelta migliore che poteva fare, perché... io vedo qui anche noi nella zona, qua ci sono tanta terra incolta che se lavorata chi ne è capace potrebbe rendere e produrre della verdura, frutta per tutti noi. Il futuro è l'agricoltura, secondo me. Che è quasi surreale dire il futuro è l'agricoltura, in realtà è un ritorno al passato. Però il ritorno al passato, ma nel passato ci vivevano con l'agricoltura. Io vedo che purtroppo noi... In Italia c'è una mentalità che dobbiamo importare tutto dall'estero quando noi abbiamo dei prodotti che secondo me sono molto superiori all'estero e potrebbero anche essere più a un prezzo più equo e sono anche più buoni, diciamolo onestamente. Questo agricoltore in effetti dice anche un modo per valorizzare il mio territorio. Certo, valorizzare il territorio e poi far conoscere i prodotti locali. Sono favorevole perché occorrono prima di tutto lavoratori agricoli e poi fanno del bene perché l'agricoltura è la base della vita, credo, no? E quindi è una cosa molto importante, fa fatto bene. Lui addirittura dice che l'agricoltura è il futuro. Poi come si sta mettendo le cose, sì. Come si sta mettendo le cose, penso che il futuro sia l'agricoltura, perché l'alimentazione è la base dell'alimentazione. Lei è a favore dell'utilizzo di nuovi metodi per l'agricoltura? Non li conosco, bisognerebbe vederli, bisogna saperli come sono, no? Perché ce n'è di tante qualità, di tanti tipi, no? C'è il tipo che può danneggiare l'organismo, il tipo che può invece far star meglio le persone e con un costo inferiore che possiamo usarle tutti. Quindi sia l'evoluzione ma ovviamente mantenendo. Mantenendo certi criteri di coltivazione, perché se no se coltiviamo male mangiamo anche male, no? Quindi. Favorevole. Come mai? Perché penso che la terra porta dei buon frutti. Quindi anche oggi con la crisi lavorativa? Oggi, soprattutto oggi, con la crisi lavorativa, secondo me fa molto bene. Lei ha dei figli? Una. Se scegliessero di abbandonare il proprio lavoro a favore proprio di questo genere di attività? Le piace? Sì, sono a favore. Grazie.